Buonasera. Eccomi. Ciao belli. Come state? Mascalzoni. Avevo un po' di ranteghino, scusate. Grattato un pochino. Sì. Come state questa sera, porca paletta? Filo? Chi è? Vabbè. Sì, dopo i 30 normale. Sì. Oh, già subito con i termoraculi, target. Mi hai rotto i coglioni. Ma vediamo cosa chiede. Ciao Termoraculo, è vero che la droga è nascosta tra le tue pagine 56 e 66? Non ci sono i numeri delle pagine. Non si può togliere la vista dagli occhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17. 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. Porca troia, ho perso il seggio. Sono partite tutte. Sto recuperando ancora le altre Resident Evil perché Leon è uguale al CEO della mia ditta. Anche le bretelle. Ma che non corrisponde a quello, al tuo capo che è andato in pensione ultracattolico da Abo, vero? Chiedo una cosa. Ah, ok. A posto. Beh, oh, c'ha fare. Leon, gran pezzo di manzo, eh? Te lo faresti quindi, Dabo? Ci proveresti? Secondo me è un pochino. Tu intendi gli assomiglia anche caratterialmente. Mamma mia, veramente milanese venale, Dabo. Imbarazzante. Amici. Oh, ho scaricato Crime Boss Rocky City, che ce lo sgalliamo domani mattina, ragazzi. L'ho aperto, prima mi è andata la CPU al 99%. Credo mi abbia minato 200 bitcoin in quel momento. Poi dopo si è sistemato, quindi a posto. Solo a prenderlo, sì. Solo all'inizio c'era una cutscene con Danny Trejo che faceva surf. È andata tipo a 4 fps e poi dopo... Davo, non dovevi aprire il gioco, ti spoilerò, eh? Non dovevi andare via, per cortesia? Ecco, sono scemo di merda, oh. Ma io perché ho scaricato Potion Craft? Scusate, ho girato un attimo la faccia, c'era l'icona nel mio desktop. Quando l'ho scaricato? Ma... Ragazzi, vi avviso già... che stasera sarà tragica, ragazzi, eh? Se questa mattina non ero in grado di leggere mezza scritta su Dredge, questa sera sarà tragica su Resident Evil, vi avviso. Mi sono riposato di un pelo e c'ho gli occhi così. Guardateli bene, sono questi i miei occhi. La massima apertura dei miei occhi questa sera, eh? Quindi niente, stasera sarà un disastro. Sì. Stanotte dovrò andare a letto un attimo presto. Va là. Sono come il tuo nome, sì, Brock. Stasera dovrò andare a letto a un orario decente. Perché sennò domani mattina ho ancora l'accumulo
di quelle di oggi più quelle di stanotte sarebbe un disastro completo. Però fatemi aprire Zezis and Zizzle intanto. Poi devo giocare a Dredge, come faccio ad andare a letto presto, ragazzi? Dai, che palle! Che palle! Perché ci hanno fatto con un'autonomia? Chi è che ha inventato l'autonomia? Che palle! Perché ho sonno? Devo dormire e vaffanculo. Domani ho anche il Morrow by Night. Cazzo. Ma si può vivere in una condizione tale? È bello dormire perché ne abbiamo bisogno. Se non ne avessimo bisogno, sarebbe stonchissima la cosa. Però funzioni bene il tasto indice, veramente. Ah, come il sex, esatto, anche il sex. Se non ne avessimo bisogno, sarebbe meglio, risolti un botto di problemi. Poi non è vero neanche che ne hai bisogno del sex, però è un... No? Pensi, invece. C'ho una sbumata negli occhiali, aspetta. Devo andare a letto alle 3. E infatti questa notte non dovrò andare a letto alle 3. Ma devo giocare a Dredge, Irene, capisci? Ziki, 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 ziki. Full HD. No, domani con noi. Ma se l'ho giocato anche oggi pomeriggio, domani vado avanti un po' così. Però col cazzo che non lo gioco fuori live quel gioco. Ci giochi ma non fino alle 3. Cosa siete? Mia madre? Ti avevo promesso. Oh, grazie, Darione. E tanto mica ci faceva la serie, serieri. Domani notte, il cillino. Si casa con questo residente? Mai. Non mi sono mai spaventato. Non sei mia madre, Vector, smettila. Allora, se ti fai una pippatina, puoi arrivare anche fino alle 6. Vector, che messaggio diamo alla nostra comunità, lasciando prosperare questa gente che scrive in chat? Io sono imbarazzato, guarda. Ecco, vedi? Oh, adesso sì. Ah, guarda che aria pulita che si riri. Continuo. Vabbè, durevole, Rosie. Bentornato qui tra noi. Grazie, Giova Omega. Credo risponda. È andato tutto a puttane. Ci siamo rifugiati in un castello, ma ora ho perso Aquila Reale. Sento. Nido, ti sto perdendo. Mi ricevi? Bruno. Ha detto Bruno? Vandoleli. Cazzo. Bruno Vandoleli. Tra l'altro, ragazzi. Che bravo! Bello che ce l'ho nella Soundbird. Che ce l'ho. Ho messo a posto. No, Piero, eh. Primo messaggio alla chat: scrivere sia al sex in una chat veramente tanto contro al sex. Sbagliatissimo, sbagliatissimo, Subito etichettato. Allora, ci avevano ciulato il Crutiel. Non è vero. Ah, l'abbiamo ripreso forse. Abbiamo allungato il braccio per una volta? A te pensa che storia. Abbiamo allungato il braccio. Chi è contro il sex e... Corvo, tutti. Questa è una chat no sex. Allora, eravamo rimasti con Ashley che era impazzita, poi si era resa conto della pazzia ed è scappata perché è una gran rincoglionita di merda, si può tranquillamente affermare. Ho sentito una statuetta panica. Sarà lì sopra. La mondezza.
Non la riesco a vedere, maledizione. Che bello poter tornare dalle persone che c'erano fin dall'inizio. Grazie, doppia ce n'è. Ai e Wack, che l'hai fatta 3 giorni fa, mi ricordo benissimo. E Adam. Molto gentili. Rinnovate, che tra l'altro mancano 5 sub ai 1500, dai. E non c'è niente, scusa. I pesci. I pesci sono cure, eh? Un po' di sushi. Peschiamo a nostra maniera. Babbo Natale, eh? Cazzo, questo è grande però. Ah, eccolo, Kuriyama. Molto, molto gentile, effettivamente. Grazie mille, mille! Grazie per i regalini, siamo a 1500. Oh, vedi, che soddisfaction. Adesso sono pieno di pesce, pensate un po'. Proprio come su Dredge. Sembra, vedi, c'è l'inventario da sistemare. Dredge per davvero. Aspetta, Ashley era qui da dove siamo arrivati noi. Sa miseria. Sì, noi siamo arrivati da qua. Poi da qui è partita la cazzin. Bene. Era per riorientarmi. Non escono le sub ancora. Unlucky. Aspetta, no, potrebbe essere. No, è unlucky. Quello lì è Stream Elements che fa cagare. O almeno si sentono. Stai avendo una giornataccia, straniero. Maledizione. Benvenuto. Ho delle novità per te. Che sfiga a volte, eh? Che è questa? Così sparare 3 colpi alla volta in rapida successione, se combinata con il calcio apposito. Sembra una merda, però. Grazie il colore verde per i bittini. Lo vendiamo questi. Grazie. Ripariamo Ucurtiellu. Quando trattalo con cura, amico. Certo. E non ha un cazzo di nuovo. Giubbotto trattico! Ciò che vedi è tutto quello che ho. Da colpi di arma da fuoco e esplosioni. E riduce i danni degli attacchi ravvicinati. Il mercante può ripararlo. Ma ditemi una cosa. Mi occupa lo spazio nell'inventario? Cioè, non c'è qua. Quindi immagino di no. Non mi dà spazio sufficiente di niente. Non è il giubbotto tattile. Non preoccuparti. L'ho preso. Io posso offrirti anche riparazioni. Grazie. Dove ce l'ho? Ah, ce l'ho fissato qui. Va bene. Oh, mi vendesse mezza cura il sono fasondrio qui, eh? Salvataggiamo. Non è il giubbotto antisex. Se serve, anche se servirebbe un sacco di persone qua, eh? Non vedo un cazzo. Sitti che qui c'è qualcuno, eh? Ma questi sembrano morti. Qua stanno venerando un trafficante di budella. Come sono morti male. Ma che diavolo è? Un diavolo. Non ti alzare, pezzo di merda. Qua c'è la messa. Dici non che col giubbotto antiproiettile non si riesce a fare il sex? Secondo me sì. Grazie MK. Allora stanno cercando Gloria. Non ci riguardo, noi stiamo cercando Ashley. C'è lì Satanas, l'avete visto? La voce della pestilenza dimora nelle fiamme, conducendo anime miserabili alla salvezza. Riponi la fiamma cremisi nel luogo appropriato affinché tu venga illuminato e il percorso svelato. Oh. Secondo me va lì. Geniale, ragazzi, eh.
No, gloria alla Splagas, no! Porca troia, guarda che merda! È opera sua. Come fa a essere opera sua, socce? Ma loro non sanno dove sono io. Corazon? Qual è la corandella, il corazon? Stupidini. Oh mamma Maria! Verdura, ha detto lui. Che sta passando? Sorbole! Osteria! No, mi hanno tirato il cisternon. Mi fa male la capa. Ho finito la situazione. Fermi. Cazzo, munizioni del pompa, non le ricarica mai. Aspetta, te ho sentiti, ma... Metti a bocca asciutta. La mia testa. Sono in una situazione imbarazzante. Fermi. Arriva. Porca miseria, ragazzi. Oh no, c'è anche un oraculo. Ma quanti cazzo siete? Un attimo, è finito qui, vi recupero tutti, lo giuro. Aia! Adesso appena arrivano gli altri. Qualcuno è caduto lì, l'ho visto, Che diavolo succede? Ok. Ma non è morto! Non l'ha fatto! Zitti! Non mi fa sparare, mi tocca la spada! Senti, sta a sentire, Ciccio. È andata, mi dà la squesas lì. Cazzos. No, non voglio usare il pisello medico qui. Ma ci tocca. O uso due erbette, va. Aspetta, aspetta. Anzi, fatemi fare così. Maledizione, l'unico stronzo qui. Fammi buttare la testa. Voilà. No, basta questa. Sento ancora qualcuno che spuera, Oh. Chi era? Manuela! Finalmente il primo anno di vita. Sì, 12 mesi, oh. Piccolissima per essere in chat, oltretutto. Oh, faccio anche l'oracolo. E perché non mi fai F? Affanculo. Maledizione la mira. Oh, grandioso termoraculo. Domani è il mio compleanno. Lo passerò in serenità, chiede Red Cereals.
Non è vero che non sei capace, che non sei una chiavica. Interpretabile. Un anno. Specchio con perle e rubini. Varrà un sacco. Aspetta, fammi fare prima il... Oh, sono indeciso, come sono indeciso. Vedere qua sopra cosa c'era da prendere, va. Cazzo, c'era... Ma cazzo. Bellissimo. Ricorda di usare la rivoltella mega potente. E non c'ho... C'ho un proiettile. Bussa, chi sarà mai? Ah no, ce ne sei da caricare, però. Chi è? Stupido sexy colla. Pensavo ciolla, ma... Welcome. Welcome e grazie per la subba. Fatemi raccattare tutta la merda che c'è qua in giro. Chi è? Coltello da cacca. Munizione. E mo basta. Ah no, qua. Dobbiamo tornare indietro, orca miseria. Labirintico. Va? Vabbè, bastava tiravo giù io con la mano, scusa. Non avevo dubbi, Flavio. Guarda, questo qui è un rituale... Un calice rituale? Proprio i riferimenti a Bloodborne. Si sarà ispirato Miyazaki? Shortcut! Non shortcut. Niente. Ho problema di... C'ha le mani giganti, purtroppo, Leon. Oh, ah, guarda che tranquillità quando si è più tranquilli, porca miseria. Delle volte non ci pensiamo, ma... Lo è. C'è entrata Ada, lo sapevo. Perché entra sempre dalle finestre lei? Non vuoi che usi questa, vero? Dopo ben 6 anni, questo è il saluto che mi merito, Ada. Non sembri sorpreso. Interessante. Il coltello è meglio. Per il corpo a corpo. Anche il pene. Una bella mossa. Davvero di classe. Per chi stai lavorando stavolta? Oh, Leon. Lo sai che sono riservata. Dimenticala. È spacciata in ogni caso. Se vai via adesso, chissà. Forse ci rincontreremo. Potrei darti quel saluto che desideravi. Credi mi arrenda così facilmente? Sì, Leon, sì. Arrenditi così facilmente, per favore. Giusto. Rimandiamo la conversazione a un'altra volta, ti va? Che palle, Leon, oh, maledizione. Già scappata, come ci siamo accovacciati un attimo, già fuggita dalla merda di finestra. Mi aspettavo qui. Ah no, è qui dentro, secondo me invece è nascosta qui dentro. Entro che aspetta, penserà che sono uscita dalla finestra, e invece una pietra litografica B grande. Ah! Senti. Che bravo! Sì, sarà lì dentro.
c'avevo un altro suono, quindi niente così. D e ci manca, secondo me, la C. Ci manca la C, secondo me. Che sarà qui! No, qui c'è un orologio stravagante. Siamo dei ladri di merda noi, comunque. Stiamo rubando ogni cosa. Sono una piccola chiave, maledetta, schifosa di una piccola chiave. Ciao, grande buco. No. Allora. Aspetta. No. Ma questa. Questo. Forse c'è una porta nascosta. Bene. Ora questo. Va qui. Questo va qui. Forse no. Questo va qui. Allora così. Sopra c'è uno scudo. C'è un'altra pietra, sicuro c'è un'altra pietra. Io sono un bus del chap, vero? Tanto se queste due, quelle altre per forza sono giuste. C'è un'altra pietra da qualche parte, vero? Un'altra pietra autografata. Non va lo scudo rosso sopra? Ma dove cazzo è? Se lo trovo, ci va lo scudo rosso sopra. Se non lo trovo, andavo per esclusione. Che sdighidinghi che fa? Che sdagadangada. Fronte retro, si può ruotare? Arca troia. Quindi questa può essere anche qui. Scudo. Scudo quadrato. Non leggi. Ma perché faccio trick e track, sono velocissimo. Faccio in tempo a leggere le cose, no? Sono super veloce. Una sorca! Bene, devo trovare Ashley. Ah! Un topo. Bene, bene, cosa abbiamo qua, eh? Un libro. Una torre che si va a fuoco. Ascolta il segnale dell'eco attraverso le montagne. Le rocce diventano ghiaia e le mura del castello si frantumano. Guarda l'ombra cremisi nel cielo notturno. Un fiume di sangue infetto deturpa il mare. Sacrifica la tua vita e il sangue del tuo nemico. Fai ammenda per i tuoi antichi peccati. Va bene. Qualcuno ha cagato, eh? Ho sentito un perito di quelli sgradevoli, quelli umidi. Oh mio Dio, avete visto? Cos'era? Una piccola chiave? Torno subito indietro. Vedi, vedi che non avevo mica visto anche qui. Apri! Cazzo. Ma quindi tra l'altro stavo pensando
che il reverendo Swagger, quello lì vestito di rosso, non era un boss speciale come quello di ieri. Pensavo fosse tipo il boss del castello, e invece no, non lo è affatto. Non lo è affatto. E tira. E miseriaccia merdica. Cristo. Merdoso. No, ho fatto il parry, oh. No, c'è l'headcrab. Devo ricaricare un attimo. Dammi il tempo. Vattin, va. Era troppo veloce, come facevo? Dovevo avere il pompa in Mario, dovevo avere. Che bellini. Eh sì, che il gufo è quello, è gigante. No. Una piccola lontra. Ma dillo, fa cagare. L'odore della battaglia ti si è appiccicato addosso, amico. Che cazzo significa? Benvenuto. Puzzo? Abbiamo una bella selezione. Sono mica le docce qua, comunque. Allora, oh, lo spray merdico, fammelo prendere questo là. Hai una bella scorta finché puoi. Saccia come nuovo. Ripariamo, tanto abbiamo un sacco di pesetas. Questo per cos'è? Calcio del mitragliatorino. Ti serve nient'altro? Ci abbiamo da vendere qualcosa. Aspetta, zitto! Zitto! Oh, io l'altro cazzo lì lo vendo così senza gemme, che mi sono rotto i coglioni di tenerlo. Presto a troppo. Benvenuto! Oppure no. No, non lo vendo. Puoi vendermi qualsiasi cosa. Grazie. La trota grande la vendo. No, non la vendo. Però vendo due di questi, anzi no, li uso. Bene. Sì. Fatemi creare due granite stordenti, va là. Ghiaccio. Voilà. È un compito la trota grande. Mi apri? Ah, forse qui. Pablo? Oh, mio caro signor Kennedy, sembra che abbia perduto la sua compagna. No, come il povero gabbiano. Meglio così, ormai mi ero stufato di andarci così piano. Adesso giochiamo secondo le vere regole dei Salazar. Ma sentite, imbecilli. Ma ve vengo a pià. Oh, anfami. A pezzi de merda. Morivo, eh. Oh, signore. Mi stavate aspettando. Fermo. Fermo, eh. No, non l'ho colpito, Mariuolo. Devo caricare. Guarda, mi hai fatto quasi un favor. Che gli hai tolto lo scudo, almeno. Non c'ho più le munizioni, ragazzi. Devo andarci più cauto. Devo andarci più cauto. Qui è la luna al sol. Prima vado da quello che fa la pipì di sopra. Cosa dite? Il prossimo
E vedi, sa le munizie? Sono stonks questi. Porca troia, appiccicati, bravo! No, siamo tutti... Oh, è arrivato Kenshiro e siamo senza vita comunque. Cioè, questa qui, questa cosa è a dir poco incredibile. Cioè, è impressionante, oh. Ma realizzi i miei desideri. Stai zitto, pezzo di merda. Ma c'è qualcuno di qua? Chi è che fa casino lì fuori? Ma Cargo è un Pokémon, lo sai? Caputana, mi fai sprecare i proiettili e muori. Cazzo. Magari lui gli ci arrivo da dietro. No, qua è chiuso. Maledizione. Devo aprire il portone. Fermite! Oh, come me l'ha schivata? Filippa Lagerbach. Mamma mia. Per fortuna che sono un campione della Miras. Ok, qua c'è la Levantes. Ok. Mi risolve tutti i problemi e basta questa. Vediamo un pochino. No, dove sei andato? No, c'ha la maschera di ferro quello, come Leonardo DiCaprio. Ah, ma non c'avevi la maschera di Fendomai? Mamma mia, grande bomber. Potrei osare dire. Però non dovevo venire qua io. Mi butto nel buco? No, perché questo si torna indietro. Prima devo andare a prendere le altre robe. Neanche io ho sentito la maschera di Fendi comunque. Credo sia canonico allora. Il fatto. Oh cacchio! Ah, era quindi era giusto. Maledizione. Ma poi chi è l'architetto? Cioè, qual è lo scopo di una tal struttura con questi corridoi e stanze? Ma cos'è? Truffato dalla mappa 3D, sì. Scemo. Imbecille. No. Via dalle palle.
Go away from the balls. La collana tarocca, bella, ci vanno due gemme di tutti i gusti. Ecco qua. Bene. Scherzi? Ah no, l'ha aperta. Pensavo avesse fatto il gesto come se fosse inchiommata. Ok. No, agar. Aia! 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 Chi è? No. A te, Palpatine del collega. Ancora vivo. Un attimo, mi perdoni. Ha detto vamos a bailar? Non li capisco gli spagnoli, ragazzi. Parlano mas rapido. Quando tira fuori la pistola... No, non fa rumore di qualcosa che sguilla, Gianluca. Ma è un orco del Signore degli Orelli. Non ci posso credere. State diventando una vera rottura di coglioni. Per fortuna che ci ha censurato la sassata nella bocca, ragazzi. Oh miseriaccia. È diventato lo spaventapasseri di Arkham Asylum. Curi. E ti pareva il pezzo di merda. Cazzone. Pezzo di merdaccia. Stronzo. C'ho poche cure, non volevo curarmi. Adesso la facciamo senza prenderci le sassate. E che mal de cabeza. Corri, leone! Non ci posso credere! State diventando una vera rottura di coglioni! Adesso l'abbiamo detto, coglioni, ragazzi. Adesso guarda come la salviamo anche qui la situa. Ciuccia! Ma io ho fatto barra scazzatrice! Maledetto pirla! La polvere da scazzo! Aioioi! Cosa mi ha colpito? Non mi ha fatto danno, vero? Via dalle palle! Passando! Aspetta!
Poi le cure, ah, è vero che di cure ce n'è un botto, tra l'altro. Guarda che pescioni che c'ho. Cazzo, qui. Anzi, per forza. Sandro! Guarda che schifo, tutti i budellini che si muovono, bbbb. E come... Perché sta godendo? Mi saliva da qua, da qualche parte? La scaletta qui, maledizione. Che è che ci sta male? Ah, la bestardi là sopra. Sì. Fatta! Un cannone. Speriamo che funzioni. Ancora con sto cannone, ragazzi, ma non è possibile. No, ci vuole una piccola, minuscola chiave. Microscopica. Chi è? Ma che cazzo? Polvere da sparo buono, dai. No! Che vedi, capotasto invio. È facile sbagliarsi, eh. Soprattutto se non si usa il tasto indice. No, è sceso di nuovo. Ah no. È a posto, è a posto! Sì, ho soltanto quello che stava accadendo, me l'ha parato quello dietro, lo sparo a quello dietro. Ci siamo. È pazzo in culo lui, eh. Headshot, bitch. Adios, stronzo di merda. Ecco. Aspetta che ci sono anche due infami, eh. Ce lo butto giù tutto. Beh, sto cazzo di castello. Sarà qualche easter egg. Ah, vedi lassù. Ma la luna? Ma che è la luna, ragazzi? Ma è di profilo la luna? È a tre quarti la luna. Ma è ancora peggio così. Allora. Scendi, Leonzio. Che? Perché ha fatto i passetti indietro? C'è niente? Testa di cazzo! Lo sapevo io che non era decesso, eh! Era Gandalf. Questa è una città Gandalf. Mi spiace, ma ne ho avuto abbastanza. Per fortuna che gli dispiace. Per fortuna c'è il sentiero di fianco, comunque, dai.
Hanno rubato la macchina da scrivere. Palesemente doveva esserci una macchina da scrivere qua, eh. Palesemente, dico io. E guarda che sfiga. Oh, ci saranno un sacco di Ashley, pezzi di merda. Dove sei? Ashish, dov'è che sei? Eccola la bastarda, spariamole. Adesso sarà Jim Morrison lì che gli ha già iniettato il siero. Stai indietro. Potrei farti del male. Lo hai già fatto, Ashley. Lo hai già fatto. Ho tanta paura. Quando è successo, non ero più in me, non ero io. Ero qualcos'altro. Deve essere terrificante, lo so. Anche tu. È normale avere paura. È facile. Noi non ci abbiamo avuto un attacco di pazzia. Ma non puoi scappare. Devi andare avanti. Possiamo farcela. Insieme. Non so se ce la faccio. Ce la fai. Non ce la fa, Leon. Non magari ce avverti ne... prima di accoltellarmi ancora. Leon. Grazie. Prego. Vai. Luis, dove sei? Eccolo, lui. Scusami, ho fatto un casino. Vieni a salvarmi, principe azzurro. Come no? Verrò a cavallo. Andiamo. In sala da ballo dopo il cortile. Vieni a danzare con me. Che ma sì, fidiamoci, perché no? Beh, non possiamo abbandonarlo. Perché? Ashley, perché non possiamo? Ashley, dimmi perché non possiamo. Ma si possono cambiare i vestiti qua? Solo nel 2 si poteva fare. Oh, la pianta sgomma. La pianta brumma. Aspetta che spacco tutto qui, eh. Se non ti levi ti spacco anche a te. In 2, il culo. O potente d'armoracolo, riuscirà il nostro eroe a buttarlo ad Ashley prima della fine del gioco? Lui non vuole. Non ci ho preso, mi sono fleffato tutto a poppa, vedi? Lui sa qualcosa che fa retrocedere la malattia, certo, quello che dice lui. Ci avevi mai pensato? Non ci avevi pensato, lo so io. Allora, posto qui dentro. Qual è la porta adesso? Maledizione. Questa. Permesso. 26 colpi più 10. Non dobbiamo sbagliarne uno, eh. Lo sento. Ah, perché siamo qui. Perché è così difficile da vedere? No, ma deve essere fuori. Sarà di sotto? Sarà di sotto il grande bastardo. È chiuso, Ashley. Abbiamo sbagliato, già persi.
polvere da spazzola. Vieni con me che sei in una botte di ferro, eh. Io dei labirinti ne capisco un sacco. Mappa 3D, Ashley. Aia! Di bisce no, però. Vabbè, questa la lasciamo. No, la prendo, dai. Dammela che si sa mai, eh. Mi ha morso una vipera, ma... Tranquilli, ragazzi, è tutto a posto. Non può accaderci niente. Zitta... È scappato. Vai tranquilla che è scappato il cane. Visto? È morto. Morto. È esagerato i miei coglioni. Questi cani nei cunicoli piccoli, un cazzi casino. Bastardo. Funziona il fucile, vedi, ce le ridà anche perché è giusto come è andata. Bene. No, è nero su nero, si è confuso. Come il dalmata sulla ghiaietta. Ashley, qui siamo tranquilli, non ti preoccupare. Oh, porca miseria, qui c'è un buco, eh. Non ti preoccupare, Ashley, è dietro la grata, non può farci niente. Osteria! Ashley, cazzo! Ashley, vedi che sta malissimo questo. Esagerato, mi dite. Ma guarda te. Tutto bene? Sì, sta bene. E guarda. Per fortuna aveva il portafoglio sto cane. Grazie, Alimengax. Grazie per la resub. È vivo. Porca signora. No. Arriva Ashley. Tu stai lì, fai da esca, eh. Io gli sparo. Chi è che spazza? Sento qualcuno che spazza. Solo due colpi questo. Un grande culo, eh. Ecco qua. Una scacchiera elegante. Poggers. Dove se l'è messa la scacchiera? Per carità, potrei chiedermelo anche per tutti gli altri oggetti, eh. È che la scacchiera è un pochino più ingombrante. Che? Maledizione, maledizione. Aspetta, Ashley, aspetta. Qui potrebbe uscire un'inculata. Va. Per fortuna. Che sono fortunato. Tutta fortuna questa, Ashley, eh. Saremmo potuti morire, pensa. Pensa invece a stare con uno che c'ha un culo sfondato. Nel senso di fortuna, sempre parlando. Ma questo è l'avanti, cazzo. Io dovevo esplorare di là prima. Maledizione. È per davvero un labirintos. Aspetta, ma... Non è l'avanti. Incredibile questi labirinti. Mangia un pesce, Moro. Va bene.
No, la pianta rossa, maledizione. Serve quella verde. Ma che prontezza! Che prontezza nei riflessi! Scappascisci! Quest'altro li dobbiamo andare giù più pesanti. Affanculo. È vivo! Non è più vivo. Quanti cazzo di cani ci sono qua in giro? Granata sturdente. Ah, perché giustamente anche questi qui li brucio. No, cazzo, c'ha delle munizioni quel cane che ho appena ucciso. Ah, qui devo tenere Ashley. Non vedo, c'è la gratta di merda, c'era. Bene. Allora, Ashley, se io adesso ti tiro, ti faccio tirare... Ashley. Tu tira giù la leva, okay. Tanto i cani sono finiti. Ora, lei ha tirato giù la leva. Quindi io posso passare qua. Attento. E se io posso passare qua... Cosa ho concluso? Ah. Ah. Ehi, guarda, lo standardo si è abbassato. Grazie, Ashley, l'ho visto. Ma davvero? Caputana. Adesso c'è quella cogliona che è rimasta là appesa. Ashley, corri! Sanpei! L'hanno derubata? Vanno da Ashley, maledizione! Maledizione! Arrivo, Markele. Porca miseria. Ashley, dagli una botta. Non lasciarmi. Non lasciarmi. Porca puttana, cos'è successo, Ashley? Leon! Resisti, ci penso io. Oh. Niente male, vero? Ashley? Che bravo! Grazie, Ashley. Tutto ok? Sì. Bene. Gli altri invece sono raggiungibili normalmente, solo quello era raggiungibile così. Un altro stendardio. Oh, devo fare l'oracolo, aspetta, Marchiere chiede: la cura per Ashley sarà la cumma di Leon? Mamma mia, che fate cagare, ragazzi, comunque. Non sono d'accordo con questo Razaus. Neanche, cioè, neanche al termoracolo. Imbarazzanti. No, era di qua però. Devo comunque andare di qua, vedi? Perché era lì. Era lì che ci si arriva da qui. Facile. Facile, facile, facile. Ora possiamo uscire da questo labirinto. Ashley, cazzo, eh? Ashley, corri, Ashley! Girati! Ma deficiente, porca miseria, porca! Attenzione alla luce!
Andiamo via, basta, ho preso un po' di pesetas. Capitana Ashley. Anche le granite nei denti, però no. Stai bene? Sì, alla grande. Ma una viola! Devi vedere che roba lì sotto. La sala da ballo sarà di qua. Munition. Dentro c'è il mendicante, ma prima lutiamo un pelo. Guarda, c'è una statua lassù. Ah, Alessandrite. C'è una statua lassù. Una chimera. C'è già vista da qualche altra parte la chimera. Ho un po' di novità che potrebbero stuzzicare. Stuzzi, ma che strunz. Adesso posso fare delle modifiche davvero incredibili alle tue armi. Canteranno ancora più forte. Pensa che ridere se le armi iniziano a parlare come lui. Quei medaglioni blu fastidiosi sono orrendi. Corridoio centrale, 6 medaglioni. Ce n'è uno qui di fianco, qua. Bene. Un altro cazzillo da aprire con il quadratone. E benvenuto. C'è di nuovo il sotterraneo suo. Per te. Aspetta, stai zitto un attimo, non mi far incazzare. Abbiamo solo un Alessandrite da vendere due puttanate, va benvenuto. Bene. Benvenuto. Spray medico, lo compro, questo grazie. Non è sempre disponibile, straniero. Sì. Modifica speciale, aumenta la velocità d'attacco di 1,5 per. Modificare un'arma in base alle tue necessità. Ah, serve il biglietto di modifica. Non lasci nulla al caso, sei sempre pronto a tutto, così si fa. Aumenta la potenza di 1,5 per, ma è un cheat, ragazzi. C'era l'estensore della valigia? Così è proprio grossa. Abbastanza per quello che ti serve, di sicuro. Per il mio pacco, signore! Grazie. Bene, bene. Mi sarà certamente utile a qualcosa. Ti serve nient'altro? Vedi di non rimanerci secco. Eh sì, Microblaze, è Igor Cassina, il doppiatore. Non ce ne faccio un cazzo andare giù, in effetti, vero? Mi fare le munizioni per la pistol. E due granite stordenti. E voilà. Va come siamo ben organizzati. Adesso possiamo salvare. Allora, dirigiamoci verso la sala da ballo. È qua, vero? Aspettate, fatemi prendere prima gli alambicchi di qua, va là. Sotomayor. Hai visto, Ashley? Hai visto? Ashley, hai visto che roba? Oh, Ashley, hai visto? Mi ha fatto i complimenti questa volta. Ci vogliono le teste, le cose, i chiuli. Proprio come qua. Non mi fa più complimenti, ragazzi, sono triste. C'è un altro ragazzo di foglie blu. Elimina tutti i ratti, corridoio centrale, biblioteca. Corridoio centrale, biblioteca sarà questa qua? O forse no. No. Allora lì c'è la testa di Serpent. Un
una statua di due serpenti. Sì. Come fa a conoscere Igor Cassina che non segue lo sport? L'avrò sentito da qualche parte, presumo. Non sapevo di certo che era uno sportivo. Se è quello che ti stai chiedendo. Una sala da pranzo. Ashley, Tom, siedi. Mangiare qui? No, grazie. No, ho detto siedi, non è che devi mangiare. Vieni a sedere. E via. Vuoi provare tutte le sedie? Prova anche siediti. Questa. Ok. Vabbè, dovrò mettermi a sedere in due posizioni tattiche in modo da essere tattico, presumo. Allora, la donna dove c'è il pilon col bicchiere di gomma. Dimmi, ti assegnano spesso missioni come questa? Zitta. Beh, un sì, attimo, ma eh. Di solito non ho una compagnia così piacevole. Allora, io mi devo sedere qui. Prendilo come vuoi. Lei si deve sedere. C'ha il campanello? Non c'ha il campanello. No, ma il campanello c'è in tutti. Allora lei si deve sedere dove non c'è il panino. E ci sono due cucchiaie di culo per ogni cosa. Ho sbagliato. No, no, non funziona. Ho sbagliato. Non succede niente. Aspetta, prima devo finire di distruggere tutto. Questo lo posso raccattare? No. Grande! Ci siamo riusciti. Avevi dubbi, eh? Bastarda! Chi è Sabotage? Viva il Black Angus! Hai magnato Sabotage. Allora, la testa della bestia l'abbiamo ottenuta. Quindi una è andata. Ma che paura. Allora, se vedi ratti, dimmelo. Cos'anzi, ma lei c'ha il Covid. Una granata potente questa, cazzo. Leon, prendi un'armatura. Puoi usarla come giubbotto antiproiettili. Un po' fuori moda per i miei gusti. No, peccato. Penso ti starebbe molto bene. Vuole vedermi spogliare davanti a lei, eh? Yes. Vuole vedermi il cazzo, sicuramente. Una pianta verde, posso fare l'hashish. Ho una piccola chiave. La testa di Sondrio. Qua c'è... di qua, quindi poi all'uscita. Ashley, dove cazzo vai? Senza il mio merda di permesso, maledizione! Non si sondano queste spantole. Ashley, che cazzo vuoi fare? Ashley, tu resta lì! Perché? Ok, sta attento! Non c'è nulla di pericoloso, Ashley. Ah, ti ho preso la testa, Ashley. Tutto a posto. Scendi, scendi. No, non ci posso credere. Ma vedi, vedi che lo fanno, eh. Guarda, eh. Guarda. Non ne frega un cazzo a loro, vabbè. Sondrio. Sì! Aspetta che ho starnutito, maledizione! Per fortuna devo ricaricare.
grazie ragazzi. Ho trovato due spinelli tra l'altro lì. Ah, ma non siete? Gli ultimi due eravate, no? Non mi ho colpito. Prendi questo. Cosa ha fatto? Il fuoco delle lanterne le blocca. Ma per forza è magico. Cazzo, che dolore. Ashley, usa le lanterne. Oh, guarda cosa c'è là. Ashley, dai un po'. Ashley, che dolore. Vai, grande. Stronzo allucinito. Si spostano tutti i liquidi. Via dalle palle. Ho finito. Stai bene? Sì. Buonanotte, cavalieri. Che? Ma sei drogato? Ah, pensavo ci fosse la... l'assassino automatico, la cazzina, invece. Bella presa. Sicuro di star bene? Ti sei bruciato? Nah, grazie dell'aiuto. Sei stata brava. Che bravo! Sì, sono proprio io. Datemi tutte le munizie. Datemele. Ah. Le munizioni, Ah. Quella leva. Sì. La battuta era good night. C'era schifo anche in inglese, eh? È incredibile. C'è più nient'altro. Vai, ce ne manca una, Ashley. Siamo a cavallo, eh? Good horse. Ashley, Non si muoveranno, vero? Il dispositivo culico, finalmente. Ho tirato la coda del cavallo. Ho sentito un topo io però, sono pazzo? Pezzo di merda. Ci avevo pensato dopo, l'ho sentito, ma il mio cervello non ha elaborato. Oh, la pausa è finita, presumo. No, scemo. Aspetta, fammi salvare, prova. È il rato! È il raton! Andale... sala de audiencias. Ma presumo di non dover andare qua. Scusa, dove cazzo mi porta questa? Mi porterà laggiù? Io devo andare qui. Questa porta qui non l'ho controllata. Perché c'ha le tre barrette? Perché si apre con la testa di culo. L'odore della battaglia. Zitto. Ti si è appiccicato a me. Quella è la... Aspetta, qua sopra? Non ci sono venuto di qua. Caspiterina, non c'ero venuto da sta parte. Le munizioni per il magnum. Le munizioni per il pistola. Allora, occhi a penzolo, eh. C'è la testa del capricorchio. Non lo fare!
Era morso, ma è per far capire che facciamo sul seno. No, ancora il merdone. E dagli cazzi, dagli. Ha già capito. Dove è andato? Un signor. Quale lato? Via dalle palle. Go away from the balls. Arca troia. Ma sei impazzito. Ma ha fatto il buco. Ma non lo posso colpire mentre cago. Aspetta che si sono finite le cose. Ma dove cazzo andava poi questo? Ma non c'era niente qui. Cazzo, cazzo. È possibile. Aspetta che torna di qua il merdone. Cazzo. Però è duro, eh. Quanti cazzo siete? Ma poi dov'è l'altra? Vieni qua. Okay. Bestia, che dolore. Niente male, vero? Maledizione. Adesso vado su, gli tiro con lo schioppo. Oppure, ma è morto? Ah, ma è smuerto! Ma allora... è muerto! Prima di tirare la leva, aspetta. Soi tutto cagato, ha detto! Ma ancora ce n'è un altro. Quanti cazzo siete? Bene. Fatemi scendere un attimo, va. Che c'è tutto il loot da prendere. C'è anche una roba qua sopra per le munizie. Una granata sturdente. Ashley, stai bene? Sì, grazie. Piantina. Ok, Leon si è innamorato, ormai. Polveri da spari. Cassos, l'ultimo è là. Aspetta, ma lì ci siamo andati, sì? Ah, era dove c'erano le tavole, non l'abbiamo preso lì. Poi andiamo a prenderlo. Cose belle le case da visitare, guarda che roba qui. Poi sempre mi chiedo chi è l'architetto, perché ormai è una costante. Chi cazzo l'ha pensata una casa del genere, eh? Certo, vabbè, questa qui già è per una setta, posso capire, eh? Tutte queste cose estravaganti. Quanta positività. Sì, graficamente è molto bello. Peccato qui con l'RTX, ragazzi, gli dava, eh? Qui con l'RTX. Uff.
Se bloccavi il tipo della leva in tempo potevi saltare. Ah, sparandogli? Carino. Cinque munizioni, ma stronzi. Cazzo. La falce pesante del non morto. Tutto bene? Sì, sta bene. Sì, tra l'altro, sì, quella funzione di sparargli prima che tirasse la leva, solo con l'RTX si sblocca, mi pare. Perché non hai l'RTX? Perché il gioco me lo permette, purtroppo, Ci vuole, mi pare ci voglia una 5070 come minimo di requisito per questo gioco, con 16 giga di RAM. E non ce l'abbiamo. Allora, dov'è il... Eccolo là, il merda. Questo è andato. L'ultimo topo, invece, dove cazzo è? Era corridoio centrale, biblioteca. La biblioteca sarà questa, quindi. Leone, serpente e capricollo. Allora, leone... Vabbè, me le metto da solo dove vanno bene. Allora, a posto. Se volete la presto, mio cugino ne ha una in più. Ma se me la presti poi dopo devo ridartela, è un casino, non mi va. Peccato però, porca miseria, Julian, peccato. Mi servirebbe proprio. Anche qui se avevamo le RTX attive la leva non la tirava lui. Grande. Possibile da aprire, Ashley, brava. Non scappo. Aspettami, Leon. Oh no! No! C'è una valigetta anche lei. Mi serve una luce. Guardate che culo, Ashley. Te pensa che culo. Eppure. Te pensa te che culo a volte. New. Porca troia, è caduto il cerbiato. Spero non mi casca addosso. Che è? Topo? Il ratto, Ashley. Non lo puoi colpire in nessuna maniera, Stanimalista. Grazie, Felixan. Grazie, moderatori. Cazzo, dice. Oh, finalmente qualcuno che ringrazia i moderatori nella giornata dei moderatori. Sono viva, questa è viva, C'ha dentro la merda. È un orologio. Zitta. Zitta.
Spacca qualcosa, maledizione, Ashley. Le antiche avi rispondono all'ora prescelta. Se cerchi la benedizione del Signore, abbi coraggio e affronta l'oscurità. Cazzo è la giornata dei moderatori? Twitch ha indetto che oggi è la giornata dedicata ai moderatori. Solo che ha avvisato a metà pomeriggio. L'ora esatta. Andrà bene quella? Ci sono... Un combacia. Grazie Dade. Sono le 21:26 e mi sa difficile metterlo. Pensa, Ashley, le lancette si muovono. Questa cosa è fuori di testa, Questa cosa è proprio fuori di testa. Cazzo, le lancette si muovono. Fuori di testa, ragazzi. Ragazzi, che cazzo vorrà dire l'ora esatta lì? Gli antichi avi rispondono all'ora prescelta. Se cerchi la benedizione del Signore, abbi coraggio e affronta l'oscurità. Devo spegnere la luce? Andrò di qua. Ah, pensavo fosse chiusa questa puerta. È permesso? Sarà pieno di stronzi. Su nell'RTX non puoi risolvere l'enigma, è impossibile proprio. Perché c'è una statua di colore diverso? Che fastidio, rompila. Un dissennatore. Oh, ragazzi, sono così tranquillo che se succede qualcosa la faccio tutta nel bragone. Provo sbumo qualsiasi cosa, C'ho la merda di chiave, cazzone. L'ora esatta! No, c'è un macinapepe. Una scala nascosta porterà a una specie di stanza segreta. Smaledizione. Aspettate che cago addosso, sennò. Allora, poi affronta l'oscurità, c'ho la luce. Per adesso non c'è stata nessuna oscurità da affrontare. Testa di cazzo. Cioè, più robe poteva metterci per farci capire che ripasseremo qua. Chiavi. Ecco, l'ho sentito, ragazzi, l'avete sentito. Ti prego.
E che va... Però gli dà fastidio la luce a loro, no? Cazzo! No, però c'era lo scrigno. Via! Grande! Si è fermato. E allora sono invincibile, ragazzi. Cazzo ne so. Sarà questa. No. Questa. Ah, che culo, oh. Second try. Bottiglia di profumo. Un intero scrigno giganterrimo per uno scrigno di profumo. Sto scemo. Un attimo, Non è quella giusta. Sarà questa. Sì, questa si vede, dai. Ma non c'era niente. Scusa, non c'era da dove siamo arrivati noi. Perché dobbiamo andare lì adesso? Freeze! Perché non abbiamo ancora trovato l'ora esatta, che qui sarà da fare con Leon, sicuro. Freeze! Fortissima, oh. Ma sta l'orologio piccolo sul mobiletto. Ma non è. Palesemente non è, perché era troppo difficile da capire l'ora e non... Porca troia. E adesso? Senti, c'è un orologio ancora qua. Bene. Leon! Ashley! Stai bene? Aspetta! Mi invento qualcosa! Cosa si inventa lei? Senti che... Ah, eccolo! Vedi! Ah no, anche qui sono da spostare. Saranno da mettere nello stesso orario, forse? Lo stemma, la chiave per uscire da questo maledetto posto, lo stemma della famiglia Salazar. Per trovarlo devo avventurarmi nel mausoleo sotterraneo, che è infestato da quelle dannate armature de merda. Il signore misericordioso esercita la tua virtuosa giustizia contro il malvagio usurpatore, il folle mostro Ramon Salazar, e che le tue benedette fiamme blu proteggano per sempre il tuo fedele servitore. Ah, ma quindi Salazar ha usurpato... Bene. Che stronzo, che premo sempre lo stronzo però, Qui cosa c'è? Questa! Scusa, ma la prima cosa cazzo c'aveva dei pesci? E questa c'aveva le acque, l'altra c'aveva lo stesso simbolo, si riconoscevano, ma la prima... 11.04! Per fortuna chi ha scritto la password in un biglietto, ragazzi. Che culo. 11.04? Sì.
Poggers. Ho già visto un orologio uguale a questo. Sì, lo so. Ma noi che ce ne fut? Non ti preoccupare. Va tutto bene. Ti amo. Ma va che roba! No, forse ho capito male. Mi sembrava girasse la parete. E oh cazzo, era dall'altra parte. Alla fine siamo tornati. Dove cazzo è? No, era di là invece. No, e dove siamo? Ma scusa, e dove abbiamo aperto la porta noi adesso? Non era qui il pe... No, era indietro, indietro era. Aspetta. Scemi. Era quassiuca. Ma dove cazzo era? Non me lo ricordo, ragazzi. Era a sinistra della porta? Dove ci sono i busti? Che busti? Ah, ma quindi dove... No, un mark momento, ragazzi. No, ragazzi, ma non lo sapete neanche voi. Nella stanzina. Ah, era nella stanzina di qua? Era qui, era qui. E a destra qua. Sta di cazzo, a destra qua. Devi fare prevision, Kenshiro. Un pochino di prevision. Dai. Merda, non posso rompere! Fanculo, Ashley, fanculo! Forza, presto! Tranquillo, eh. Grazie al cielo. Tagliano i cavi. Basta, armature! L'ha detto, la testa di cazzo. Basta armature dei miei coglioni. Tu, solo armature ci sono qua. Solo armature ci sono. Avevo appena detto basta. Allora, cavallino, che in realtà è un cerbiatto. Licaone. Lionfante. Bruco. A tutti li devo suonare, va bene. Tranqui, tranqui. Che palle! Che palle! Grande! Scemi! Scemi! Ah, non ci potete venire qua, eh! Coglioni. Coglioni. Stupidi. Pezzi di merda. Questo è Dovo. D'oro vuol dire che me lo prendo nel culo? Ma cosa...
Allora, la lanterna. La mia c'ha il cerchio, quindi nella luna piena. Vai. Easy. Quindi la mia va qua. Qui ci va la stellina. E la notte si avvicina. Oh, Delpi. Imbarazzante. Che culo che non si animerà nessuna armatura, però, ragazzi. Che culo. Stemma Salazar. No, 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 non spegnetevi. Ancora. Non ce la faccio più. E come cazzo passo? Ah. Ok. Fate i bravi e non muovetevi. Sì. Ma devo riprendere l'ascensore adesso? Cazzo, 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 cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Uzza, cazzarella. Facilissimo rushare. Basta rushare per rushare. Adesso ci sono già gli altri sopra che mi aspettano, però. È dietro di me, vero? O no? Per fortuna. Dodge. Gran rushone di Dark Souls. Mi spiace, ragazzi. È unlucky. Dodge. Non vedo un cazzo. Ho sbagliato chiaramente strada, vero? Dove cazzo sono andato? E apri. Ragazzi, non vedo un cazzo. E qua è dove sono partito, porca puttana. Vuol dire che sono vicino al fatto, no? Presumo. Dodge. Di qua. Grande. Qua? Sì, sì, era qua, era qua. Zitti! Liam! Ashley, stai bene? Sì. Un attimo, ti tiro fuori. Va là, dai. C'è un cadavere con una leva. Tira il cadavere. L'altro cadavere. Ma testa di Sauron. Tieni. No. Sarà... No, tira... No, tira la leva. Dove la metto? Riesci a scendere? Ti prendo io. Sì. Forse sì. Come lo... Come... Ah, ma c'era la porta? Oh, Bobbio. No! No, Pierfrancesco! Malediction! Merda! Non si può stare tranquilli un attimo, eh? Capitolo terminao. Salva. Rapita per la ventesima volta, oh. Buona, ma ragazzi, incredibile questa storia, però. Allora,
Che fine ha fatto l'Ambra? Mi spiace, ancora nulla. Ma il mio piccolo aiutante sta facendo proprio un bel trambusto. Andrà tutto alla perfezione. Basta che tu tenga il tuo cagnolino sotto controllo. È un bravo cane. Prevedibile. Bene. Tieni il cagnaccio. Ma non venire a piangere da me se ti morde. È Palpatine quello al... No. No, non può essere. Ma chi cazzo è? Perché non... Cioè, c'ha la voce roca da cattivo. Leon, hai cambiato idea? Ada. Immagino di no e ho un'informazione. Qualcosa di grosso accadrà nella sala del trono. No. Dura fare la balia. Hey, la balia Ada. Di Mergo. Ada! Ragazzi, dove cazzo è l'ultimo topo? Nella biblioteca. Ma... Io dove devo andare? Perfetto. Non me l'ha detto, non me lo dà ancora, aspetta. Non è cambiata. Ok, dirigiti verso la sala del tuono. E per farlo mi basta aprire lì, però mi tocca esplorare tutta la biblioteca per il completismo. Amici, cosa intende per l'ultimo topo? È letteralmente un topo. In teoria qui vado avanti. Munizioni, Kenny. Sconfiggi il nemico speciale area mausoleo. Dove cazzo è il mausoleo adesso? E sarà più avanti. No, è questo qua. Ci tocca fare. Ma... Quindi... Ci sono ancora i cavalieri qua. O potente termone, riuscirà il nostro eroe a buttarlo almeno ad Ada prima della fine del gioco? Boh, ragazzi. Tromba di culo, sanità di pene. Si sa che quando una coppia poi inizia a fare le puzzette di confidenza, poi è tutta un'altra situazione. Posso prenderla? Non posso prenderla. Allora, prima devo andare alla biblioteca. Qua non ho fatto il fatto. Tanto ci devo tornare. La biblioteca e c'è il topo nella biblioteca. No, scemo. È un andato. Topo della biblioteca, bravi. Via dalle palle. Bene. Allora, mi dice che c'è un tesoro di sopra. Ah, sì, qui c'è il coso baluffo qua. Così. No. Così. Dove me la metto? Non mi ci sta. Non mi ci sta, maledizione. Porca miseria. Da quando è che si trovano le armi in sto gioco? Allora, fammi mangiare un pesce.
Poi fammi unire le Piantainus, fammi fare le munizie. Carabina tanto la vendo, poi cazzo ci faccio. Ci starà. Vai. Mandala al deposito. Posso mandarla al deposito da qui? Non posso mandarla da qui dal deposito. Deve essere per forza qua il cazzo di topo. Ah, qui era l'ascensore. E boh, intanto andiamo giù a fare il boss. Magari lo becchiamo per strada. Il topo lo hai superato. Quindi è di qua? Dove iniziavi con Ashley? Eccolo il merdaccia. Affanculo. Allora, andiamo giù a fare il boss. A sto punto la proviamo. Granata potente. Solo che sotto è strapieno di stronzi, scusa. Ho ucciso i topi, sono una missione secondaria, un incarico del mercante. Ah, è quello d'oro, giustamente, il merdaio. Ok, ho una cura medievale per i vostri cuori. Allora, che culo. Invincibility Framis. Arriva. E questi sono andati. Lui ce l'ha dietro, no? Calcio nel culo. Ragazzi, l'arma più di merda del gioco questa. Vendo istantaneamente. Qui non ci posso più andare. Bene. Proseguiamo. A parte che perché in prima persona, ma vabbè. Ma poi non si vede niente dove sparo. Non è che con un mirino cambia, me ne frega niente. Ma è Papa Bergoglio? No, non è. Giusto? No. Con il FOVA 120 cambia tutto, vai più veloce a quanto pare.
qui c'era, tra l'altro, era qui un oggetto da oggettare. Ah no, forse c'è un... Anzi, sono cieco, l'unica cosa che vedo è sta botola per terra. Una botola? No, è un manico di qualcosa. Ti prendo per il culo, Gianluca. Dice che qui... Forse c'è solo con l'RTX, ragazzi. Forse questo oggetto lo puoi prendere solo se hai l'RTX attive. Sono pazzo? Non è in quel piano, mi sa. Come non è in quel piano? Posso cambiare piano? Cazzone. Non eri in quel piano, è nella stanza del salvataggio. Maledizione. Unlucky. Ah, vedo che ti sei occupato di una richiesta. Zitto un attimo, Zitto un attimo, che qui c'è un sacco di roba. Allora, ci possiamo sbolognare finalmente sta merda. Oppure... Però ci rimane solo un gettone. E nei tondi non ci posso mettere i quadrati. Ma tengo ancora un po' la lanterna, che ormai siamo affezionati, dai. Effettivamente. Voilà. Magari se l'incastro bene. No. Chiesta. Ben fatto. Grazie. Un lavoro ben fatto merita un adeguato pagamento. Ho delle rarità da offrirti, straniero. Lo Striker. Questa roba vale il prezzo che costa, te lo garantisco. Me lo garantisce. Questa merce non è sempre disponibile, straniero. Progetto. Granata potente, questo è buono. Bene, allora, buon divertimento. Fai una bella scorta finché puoi. Allora, vendiamo subito la carabina di merda. Attacchi o preziosi non fa differenza. Spetta a noi, però, decidere il prezzo. Prendo uno di questi e vai così. Grazie. Figurati. Lo Striker spacca il culo, però per adesso non lo prendiamo. Ah, un calice di Sandramilo. E cosa? Come ci siamo procurati tutte queste rarità? Però con 30 mi manca uno spinello, ci non posso prendere il sapere. Ticket per rendere cheating l'arma. Allora, ripariamo mi tutti raccomando, i cazzi. Trattalo con cura, amico. Ho sbloccato anche i potenziamenti per l'Arnolds. Ci abbiamo un sacco di soldi. Sei impressionato, vero? La nostra maestria non lascia indifferenti. Ecco a te. Potenziamo a cannone la pistolina e via. Posso fare altro per... Torna presto a trovarci. Aumenta pure la capacità per una volta. No. Aspetta, Fatemi fare, però... Le munizioni. E poi... Di cure ne abbiamo un botto. Siamo tutti pieni di roba. Fatemi fare anche una cosa, va.
No, c'ho 7 munizioni. Maledizione. Guarda te, me ne è rimasta una, me ne è rimasta. Ne ho sprecato uno perché ero convinto di averne 7. Ma erano 7 oltre. Niente. Salviamo. È vero, devo equipaggiare i coltellini merdosi anche. Quindi si va qua. Aspetta, che qui devo aprire anche la cassetta del pornoattore. No, ragazzi, ho già visto cosa c'è dentro. Ora ho bisogno solo di incazzarmi. Stasera fino a che ora è la live? Vediamo, non so se riusciamo a finire il capitolo adesso alla svelta, non credo. Fatti un bel regalino. Però voglio andare lì fino alla situazione, che tanto non dovrebbe essere troppo in là. Finalmente un oggetto utile. Buono, Elizabeth. Pretil. No, c'avevo il marchione. Ma è... siamo a Birkenwerth, ragazzi. Mostri di merda. Eh già. È vero, è proprio così. Non si apre? È unlucky. Però si drop per sempre. Bambini di merda. Buona la polvere da sparo, me la sniffo. No, uno spray... c'ho troppi spray medici, me li devo pippare. C'è altra scelta. Luglio, 2 anni dalla mia illuminazione, il padrone Ramon mi ha affidato un incarico realmente importante, quello di migliorare i difetti della nostra forma umana, alla ricerca della perfezione, così come è vista nei nostri fratelli artropodi. Questa causa voglia... questa... a questa causa voglio dedicare la mia intera vita. Ho sbagliato. Gennaio, 4 anni dalla mia illuminazione, i tentativi di effettuare la trasfusione del liquido nero nel corpo sono prossimi al successo. Ragazzi, è palesemente la trama di Bloodborne questa, eh? E questo è proprio Birkenwerth. La chiave è l'utero, un'anima innocente altamente malleabile, il soggetto più adatto. 6 anni, ho chiamato queste sacre larve portate in grembo dalle prescelte U2, ispirandomi al mio nome. Spero che possano tramandare il prestigio del mio cognome come se fossero sangue del mio sangue. La stazza degli U2 è ora quasi pari a quella di una persona adulta. Continuano a nutrirsi e moltiplicarsi. Ho creato una nuova specie. Il padrone Ramon ha riconosciuto i miei sforzi e mi ha consacrato con la sua benedizione. Ha preso con sé gli U2 dandogli il nome Novistador, che significa l'invisibile. Mi è stato detto che la sua santità Lord Sadler ha espresso approvazione per il mio lavoro. È un onore davvero incredibile. Lacrime di gioia mi offuscano la vista. Riesco a stento a vedere la punta della mia penna. Il suo umile servitore, Isidro Uriarte Talavera. Va bene, Nira. Allora, polvere da spano. Ci sarà la boss fight qui. Wow, ci vorrebbe una bella disinfestazione. Non tocchi. Datemi tregua. Fortuna che vanno giù rapidi questi. Che?
Che schifi comunque che sono. È l'invisibile. Scemo. T'ho visto, pirla. Faceva il furb. Cazzone. Mi si è rotto il cortellino svizzero. Ah, mi ha già equipaggiato quell'altro di merda. Cazzo, devo ricaricare, che figurina. Calcio nel culo. Perché la tua faccia è di culo, bitch. Questa l'ha sentita nel personale proprio. Cazzo. Solo uno l'ho visto che è diventato invisibile comunque. Poi mi ha tirato un pugno. Fuori. Ok. Raccattiamo tutto il raccattabile. Scarabeo ornamentale. Chi è? Dov'è? Chi è? È sopra? Non si apre, figurati. Merda. Osteria. Cazzo. No, noi siamo scesi da qui. Risaliamo da lì. C'è roba sopra da tirar giù. Per aprire il cancellone. Comunque sì, direi che finiamo qua e poi stracchini, eh. Sto scemo. Gran mimetismo, imbecilli. Le munizioni, cazzo. Ok, ne sento altri. Merdone. Bene. Oh, vasetto con le munizioni, no. C'era la scaletta lì. Ok, vabbè, ho fatto bene a tornare indietro e fare prima di qua. Questa porta presumibilmente... Ah, è uno shortcut. Ah, ok. Ma che Sanpei, questo... Questo bravo! Questo è incredibile. Non era l'arte di nascondere la cosa, comunque, detto. Quella te la insegno io, se vuoi. Attenzione.
campione nell'anno. Nell'anno, novetto Kinder. Prendi solo il cosino della sorpresina dentro, ci metti acqua cadendo, poi la cospargi di cera, lo infili nell'ano. Uè, signore, no! Adesso arriverà sicuramente il troione. Smette questo drogato. Porca troia. Sono saltato sopra e schioppato. Adesso qui c'è Pippo che parla. Sapevo io. Oh, signor Kennedy, non è un granché come cavaliere. La sua principessa. Ci sta solo provocando, ci sta. Un tipo molto vivace. Non è vero! Devo ammettere che ci ha. Lo sono un cavaliere! Stai zitto! Si è bloccato. Oh! Delle munizioni proprio atte allo sparare. Allo sparare a... Allo sparare a... Sparo la corda. No. Not the solution. Sparare a... Ah. No. Grandioso. Sono in due. Sono in due, questi qui si incazzano, eh. Lo sapevo. Hanno sfondato tutto, vero? Lo sapevo che sfondavano tutti anche. Oh, hai sentito? L'hai sentito? Ah! Zitti! Zitti! Ho ancora l'ho fatto! Poppo! Grandi! Pugno nel naso. Ma continuano ad arrivare per davvero questi pezzi. Aia, aia. Come cazzo faccio qui? Mi levo dalle palle e basta? Frecce, maledette le frecce. Cazzo prendo le frecce. Aspetta, eh. Adesso mi curo. Papà, che bravi. Lancio una granata accecante. Attaccalo? Ma vaffanculo, scusami. Utile sui ciechi, no, era più per gli altri, era.
Oh porca bestia, ragazzi, pure questi. Spara le campane. Ma levati! No, il coltello mi serve, maledizione. Ma porca di la troia. Se non la smettono di rompere le palle. Ah, le campane, eccole. Ma si accoltellano da soli? Questo mi ha rotto i coglioni. Levati. Impossibile, ragazzi, impossibile. Porca troia! Però sono finiti gli stronzoni, eh? Ah, ma le rompono le campane, porca troia! Beh, c'ho un pesce, no? A parte che gli ho tirato il mondo, gli ho tirato. Come cazzo è possibile che non muoiono? C'era il pesce, ma era quello grande. È morto? Uno è andato. Venire qua che non voglio far cazzate. C'è più nessun'altra campana poi, no? Ma stronzo. Silenzio, silenzio. Sitti, sitti. Ma perché? Non può sentirmi lì, perché? Corno dell'unicorno. Me lo mangio. Vai di là. Dai, per cortesia, di là, eh. Ma proprio qui, in mezzo alle palle. No! È morto. A posto?
sono delle frecce e del culatello da prendere. Mamma mia, ragazzi, che shitters qua. Mine adesive e altre robe che non mi servono a un cazzo. Corno dell'unicorno. Wow! E wow! Sì, sì, ci sono serviti gli spray. First try, eh? Ho usato un botto di cure. Dobbiamo riparare il mondo. Grazie, 3 lithium! Oh, sorbole! Ashley! Leon, fermo! No, non ti avvicinare! Sei ferita? Attento! Lo sapevo che arrivava Sodomox. Continuate. Non urti, mia cara. Te l'ho detto che era se il calice così, la tua sofferenza rituale aumenterà. Bastardo! Non mandare giù, Ashley, non mandare giù. Ha mandato giù. A chi nos despedimos, signor Kennedy? Sì. Sì. Impensabile questa, eh? No, no, abbiamo i guantini, le mani tranqui. Resisti, Ashley. Sto arrivando. Pensavo fosse la fine del capitolo questa. Che cazzo sono sti spilungoni? Oh no, ci sarà un save qui vicino adesso. Una macchina da scrivere qui sotto. Non ti vedo in forma. Ma stai zitto! Stai zitto! Zitto devi stare! Che bravo! D'altro con l'RTX attivo prendevano fuoco le mani proprio lì. E anche... Andiamo indietro. Ah, ecco perché. Hai detto che bravo, era Ashley. Un atterraggio perfetto. Certo che era Ashley, sì. Senti. Che bravo! Sembra Ashley. E da lassù. Che bravo che è Leon. Wow! Wow! Lo vedo laggiù nel pozzo, che è vivo. Che bravo, che bravo. Sì, era una pantegana, Leon. Dai, cosa vuoi che sia in un mondo del genere? Qualcosa che mi sono perso. Qualcosa che è strisciato così. Bene, dov'è l'inculata? E lo sapevo che sono le mosche di Birkenwerth qua. Cazzo di merda. Non mi curo, ragazzi. Non mi curo. YOLO! Caduto uno stronzo, l'avete sentito?
Sì, giallo. Cazzo. Un culo, dai. Sì, ricarica, va che segniamo. Segni. Pezzo di merda. Ma chi è che vuoi inculare, eh? A Leon Germany. Com'è che fa di cognome Leon Kennedy? Ho preso pesce. Cazzo di merda. Ma basta un colpo, io sto sprecando tutti i secondi colpi. Aspetta che c'era un'altra strada di là, eh. Non si chiama Leo Messi, no. Però qui è un inquadrato. Allunga la mano. Cazzo, cazzone. Uè, uè. Un'altra persona è morta. Da quanto tempo sono rinchiuso qui dentro? I misteri, avanzi, i miseri, scusate. Avanzi di cibo che ci davano all'inizio sono spariti, non ci arriva più nulla. I dolori della fame e della sete si sono fatti intollerabili. Quasi tutti si sono rassegnati a bere l'acqua nera. Il primo a trasformarsi è stato Erminio. Era così debole da non riuscire più a camminare, ma d'improvviso ha perso il senno. Quando la sua furia si è placata, due di noi erano morti. Credo che non dovremmo bere quel liquido scuro. Anche il caro Abelardo è spirato, ma ha combattuto fino all'ultimo. L'unica cosa che posso fare è onorare i corpi dei defiunti e pregare che le loro anime trovino la pazie. Oh, signor, perché ci metti così tanto alla prova, Soccia? Mamma mia, Spartan Dick. Corona elegante. Bella. È una coppia di stronzi, eh? No, no, c'ho la cagarella. Ah, no, niente. Non ne posso più. Di questi cazzo di serpenti in questo cazzo di aereo. I ratti! Non me ne frega niente adesso. Sono sicuro ci dice... dovevi cacciarli! Cacciali i ratti! Oh, i ratti! Oh no, possiamo fare... la zuppa? Che menù di merda comunque anche questo, eh? Una sega, va bene. Eccolo il nostro final. Grande. Solo il meglio del meglio. Per fortuna, proprio quello che mi serve. Benvenuto. Aspetta, zitto, fammi fare qui ste cazzate, che sennò urlo dal culo, oltretutto. Allora, me ne servono due, e quella non la posso fare tanto, quindi vai così. Andiamoci dalle palle sti cosi. Mi servono due di quelli quadrati. Benvenuto. Abbiamo una bella selezione. No, è un signor menù, visti in vendita, gli ultimi giochi, assolutamente.
Perché non provi una nuova arma? Zitto che c'è da fare, un attimo. Ma quanto mi tocca spendere? Vendiamo bottiglie di profumo, scarabebbo, lacrima viola. Patacchio preziosi non fa. Patacchio preziosi, sì. Ti pago un prezzo bello alto. Grazie. È un piacere fare affari con te. Mine adesive. Le mine adesive sulle frecce, quindi non ce ne frega niente. Grazie. Bene. Che posso fare per... Niente, basta. Torna presto a trovarci. Bene. Vai. Prima. Ecco qua. Possiamo craftare qualcosina prima di chiudere. Granate ce ne abbiamo un botto, a parte che fammele mettere... qua. E siamo a posto così. Ah. Voilà. Questi soldi li vuoi tenere per Ashley? Per un, passare una vita poi insieme. Ganza. Cazzo, ci posso fare. Bonus. Modelli. Negozio extra. Leon, giacca, modello di personaggio. Me ne frega niente di ste robe, oh. Le arte. Io volevo... scusa, volevo i costumi diversi da usare in game. Non ci sono le skin. Negozio online. No, voi non lo vedete, però fa vedere. C'è un DLC da 4 euro. Scopri tesori segreti che aspettano solo te. Con questa mappa ci saranno dei tesori in più da trovare nel gioco. Alcuni possono essere ottenuti solo in questo modo. Ma gran merda, scusami. In realtà costa 4 euro, eh. 4 euro per avere dei soldi in gioco letteralmente, in un single player. Bello. Bello. No, non ci sono le skin, purtroppo. Volevo vestire Ashley da soubrette e Leon da stripteaser. Ma purtroppo ce li teniamo così. Fatemi toccare un paio di pacconi. E... bah, vi mando da Harry stasera, dai. Ora filo a letto. Devo giocare a Dredge, ragazzi. Cazzo, filo a letto. Che paura. Grazie Nathan Drake, e sono 2 anni, stonkies. Grazie ragazzi, io vi ricordo che domani mattina però c'è Crime Boss City Rivals in the S Swag. Sicuro Vector. Dai, buonanotte a tutti belli, vi lascio da Enrico. È partito, non è partito il raid. Il raid è stato creato, ma voi lo vedete? Lo rifaccio. Harry su Twitch. Hai già un raid in corso. C'è. Ma se io non lo vedo, come cazzo ve lo mando? Scusate. Fa vedere se apro la dashboard.